Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Guardate quanto è cattivo il nostro personaggio in questo momento. È veramente tostissimo e stiamo per affrontare il Kushala. Lo so, ma credo che questa sia l'arma più azzeccata. Forse non l'armatura, ma l'arma più azzeccata. Andiamogli proprio a fare la barba. Ragazzi, da quello che capisco dalle varie informazioni, può essere sia un mostro veramente difficile da affrontare, ma anche un mostro che vola. Quindi, non lo so, io cambio l'arma Shack, non per farmare, non uso la lama razziatrice, ma metto la trappola lampo, sì, sicuramente. Devo mettere una cosa del genere per cercare di stordirlo più volte, tutte le volte che vola. Che bello che sei, Shack. Ascoltami, che bellino che sei. Ascolta, vediamo un attimo di cambiare l'equipaggiamento. Quindi non più lama razziatrice, ma devi aiutarmi con questi, perché se quello inizia a volare mi devi assolutamente aiutare, ok? È beh. Ma sul serio? Forse ho sottovalutato la cosa. Sì, ho decisamente sottovalutato la cosa. Ma che... E poi... Basta? Che figo! Ehi! Non ti arrabbiare, cucciolo. Mannaggia, questo mi apre come... come una cozza. No, no, di già, ma che è? Ma dammi il tempo di... farvi qualcosa. Oh, è caduto! Lampo! Pau! Anche lui è duro come il muro. Ma che è? Ma basta con sta storia. Boom, boom. Dai. C'ha una parte probabilmente dove è veramente tosto, ragazzi. Intanto l'abbiamo atterrato e l'abbiamo buttato giù e gliele stiamo dando. Volente o nolente, in questa fase le sta prendendo in qualche modo. Cosa metti le trappole? Che è anziano questo. Mica gli non gliene frega niente. L'abbiamo preso malissimo. È preso male. È preso malissimo. Dai. Non molliamo Shack, non fare cagate, non mettere più quel tipo di trappole, per favore. È stato veramente Shack. Oh. Non si fa Shack sta cosa. Vediamo come te la cavi, brother. Costa colpi d'aria qua, basta. Dove è andato? E sicuramente sta facendo qualcosa. Ok. Usa molto il vento, ragazzi. Boom, ancora in testa. Dai così. Dai, dai, che gliene abbiamo dati tre in testa potentissimi. Peccato che poi non riesco a prenderlo con quella finale. Sta per fare qualcosa di tosto, lo sapevo. Via. Resistiamo. Vediamo se vola ancora, ok? Cosa vorrà fare ora? Via. Ok, è andato di nuovo, bella lì. La tattica che avevo pensato è come praticamente quando combattiamo contro Rathalos o Ratian. Cioè, anche lui rimane un po' fregato dal... Baccello lampo, quindi potrebbe anche essere la mossa più bella che ho fatto finora, ragazzi. Boom. Aia. E che cacchio. Certo che quest'arma contro di lui è molto buona. Ovviamente è meglio prenderlo in faccia, però. Raga, via, 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 lo vedo malissimo, lo vedo male, via, via, via. Dai. Ok, fin qua devo ammettere che hai fatto un buon lavoro. Che cos'era questo? Ma stiamo scherzando. Dove sono andato? Ma che fine ho fatto? Vabbè, almeno il tempo di farmi una mega pozione. Peccato che non posso usare la cote qua. Aspettate che scendo. Ma perché sono caduto? Ma porca miseria. Shack, va come sei carino. Dai, torniamo su.
Sarà una battaglia tosta questa. Molto tosta. Namu! Ma fa malissimo sta roba? No. Oh, però non mi fa muovere. Eccola lì a cosa serve. Basta con sti tornado. Oh! Ma che è? La fiera del vento. E basta, no? Quanti è questo? È caduto? No, figura di merda. Dove è andato? E basta! Ma vuoi vedere che è caduto di là, ragazzi? Ma c'è il vento che non mi fa passare. Non mi fa passare! Ma quanto dura? Ma dai, ma smettiamola. Oh. Beh. Raga, gli stiamo dando veramente tanto fastidio comunque con quest'arma. È veramente tostissima. Proviamo a staccargli la coda, cosa poco probabile, ma la prova la possiamo fare, eh. Dove sei? Ah, pensavo di avergliela staccata, invece ha fatto un salto incredibile. No! Proprio sbagliato mira qua. E vai! Tieni. Tieni proprio in faccia, brother. Anzi, sai che ti dico? Beccati questa. E anche questa. Cioè, dai, ragazzi. Non sta andando malissimo. Ovvio che lui è veramente molto tosto, soprattutto quando si arrabbia, per carità. Oh, tipo adesso, che ci blocca col vento e noi non possiamo fare praticamente nulla. È una delle problematiche più grandi quando ci blocca col vento. Io non ho capito perché Shaq continua a mettere ste trappole, che non lo sa che è un anziano. Oh. Attenzione. Qualcosa è successo, qualche scagliettina è andata. Non t'arrabbiare così, dai. Vediamo se riesco. Girati. Ed è ancora! Con aggressività andiamo. Boom. Dai, sempre in testa, così. Dagliele. Boom, questa ha fatto male. Qua non puoi dire che non ti ho fatto niente, eh. Aia. Mi stava proprio cercando, ragazzi, non vorrei dirlo. C'è un rospo lì, usalo. Toh. Via. Salto, lo sapevo, ho fatto una capriola. Gli ho tolto qualcosa col rospo, 77 c'era scritto. Vado di mega pozione perché... Attenzione che fa il salto. Ok, stavolta ci è andata abbastanza di culo. Vediamo che vuole fare. Molto bravo, molto. Ti è piaciuta? Ti è piaciuta questa? Oh. Dai, insistiamo ragazzi, perché qua abbiamo veramente grosse possibilità di fare bene, ma è veramente tosto e lo sappiamo, eh. Non è che adesso ci stiamo esaltando troppo a caso. Boom, in testa e via. Stiamo rischiando tanto a stargli vicino, eh. Però è anche buono non lasciarlo troppo respirare, secondo me. Wow! Ma dai, l'avevo schivata la prima, che pizza! Tanto qua prendiamo già residui di tutti i tipi. Shaq, fai qualche trappola, dai! Aiuto! Pensavo mi venisse addosso e ho attivato l'insetto. No, il rospo. Guardalo. Praticamente mi trattiene in una zona con i vari tornado intorno. Cioè, è incredibile. Guardatelo. Ero bloccato. È incredibile sta roba, ragazzi. È veramente tosto, soprattutto per quanto riguarda queste tattiche. Non l'ho preso, perfetto. Guardatelo. È tostissimo, ragazzi. È tostissimo. Che fa? Sta cambiando zona. Ok, ragazzi. Il suo cambiamento di zona non deve essere una cosa negativa per noi, perché... Facciamo così.
ci carichiamo bene tutto e poi ripartiamo. Eccolo. Allora dormi anche tu. Raga, faccio la cavolata, punto alla coda. È deboluccia però la coda, le prende anche la coda. E dove è andata? Dove è andata la coda però? Ragazzi, gliel'ho tagliato o no? Guardate come si difende. Adesso in questo momento è protetto al centro. Guardate che bello. Sembra quasi Skyrim. Ma fammi salire un attimo qua, voglio vedere. Dov'è la coda? Eccola lì, proprio un pezzettino proprio, eh. Aia, come ho fatto a prenderlo? Non ti arrabbiare. Shaq, corri, va che bellino che sei così. Bianca e rosa, dai. Questa roccia ci sta aiutando parecchio però, eh. Sarà anche il luogo dove dorme, ma... Quanto dura sto tornado? Oh, quanti tornadi ha fatto? Ma che è? Ma neanche a Gardaland si sta così, oh! Ma che cazzo? Sto qua. Raga, serie di tornado devastanti. Cosa devo fare? Basta, dai. Fai bravo. Volevo prendere la coda, ragazzi, ma vedo che è improbabile. Toh! No, dai, questa gliela stavo per dare. Ma fondamentalmente anche, proprio. Cosa hai intenzione di fare? Scendi o no? Raga, ma che c'ha? Ma basta. Oh, c'hai proprio la testina qua davanti a me, guarda. Toh! Toh! Ma sei veramente qualcosa di clamoroso, comunque, eh? Non ti arrendi mai, c'hai tutta la testa spaccata. Guardalo, guardalo. Sì, stigatore mica tanto, via. Via. Ecco. Magari se te ne andavi prima da sta zona, però... Ma il tornado non mi sta facendo capire nulla. Ma che sta succedendo? Oh, bravo. Con calma. Oh, cacchio, è qua. Aiuto! Mi ha fermato di nuovo. Fregato. Vediamo. Ok, è tornato sopra. Allora, quello che ho capito è che non mi vuole far prendere la coda. Ma io probabilmente la prenderò all'ultimo. Oh. Ah, gli è arrabbiato tanto anche. Tantissimo. Siamo bloccati di nuovo. Però la testa ce l'ha spaccata, questa... Ci ha spaccata la testa e la coda. Che cos'è che mi ha buttato a terra, scusami? Hai starnutito? Cioè pure quello mi butta a terra, mo, soltanto se rutti. Via. Questa cosa del Bengala è importante. Fateci caso. Quanto è importante il Bengala. Ma... Che festa è? Stai qui. Ti è piaciuta? Non ti arrabbiare, non ti arrabbiare. Potrebbe anche lì. Boom! E vai! Sulla testa! Resistiamo! È arrivato il momento di dargliele, come non mai. Altra bella battaglia. Altra bella battaglia, comunque. Non ce n'è. Non ce n'è. Tempesta spirito, ce l'ho fatta! Non si vede nemmeno, poraccio. No! L'ha schivata! Non mi ha fatto fare la tempesta spirito, ragazzi. È caduto. È riuscito a fermare la tempesta spirito? Questa è una novità pesantissima proprio. Io l'ho capito che si è arrabbiato, però... Qui c'è una tua scaglia, la devo prendere, capito? Fammela prendere, uno. Due. Oh, ma che fai? La copre? Cioè, sembra che lo sa che c'è lì la scaglia da prendere, oh. Ma dove sto? Aiuto.
Lo sa che c'è lì la scaglia questo? Beviamo. Sto per rilassarci un po'. Tanto di pozioni ne possiamo creare 2 miliardi. Grazie alle erbette. No, 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 no. Stiamo giù, stiamo giù. Vediamo cosa ha intenzione di fare. Mamma mia, che casino. Ti rilassi un attimo. Ma che bordello che hai fatto. Ma che fa? Ma che è diventato un cane? Ma ti stai fermo 2 secondi? Raga, non sto capendo niente. Probabilmente è arrivata la nostra ora. L'ho detto! L'ho detto! Ancora c'è tutto il vento. Quello sta dormendo e c'è ancora tutto il vento intorno. Ma è possibile o no? Dov'è che ce l'aveva la coda qua? No, raga, la coda. L'ho persa? Ma no, dai. Il pezzo di coda che io ho tagliato. Brother, ricaccia quella coda. Ridammi la coda che t'ho tagliato. Ma che è sta storia? Eccola lì. Vediamo un po' come agire, ragazzi. Vola! Oh, non così. Devi volare nell'altro modo. Ma che ha? Continua a correre come un cagnolino. Probabilmente è una mossa che toglie veramente parecchio. E la sta usando come mossa finale. T'ho fregato di nuovo. Ok, continuiamo a giocarci un po', ragazzi, perché può essere fondamentale capire come agire. L'ho mancato, perfetto. Ok, sta volando, via. Perfetto, raga. Dai, dai, diamogliele. Basta con sta storia, deve finire, cacchio. Te le stiamo dando da un bel po', eh. Arrabbiatissimo. Ci sta perché comunque è un draganziano, è giusto che sia arrabbiato. Dov'è, no? Eccolo lì. E tu pensi davvero che abbiamo finito le nostre... Oh! Pusha calaca! Tutto t'abbiamo distrutto. E basta. Vai che intanto ti pesco già tutto qua. Ma pensa a te, ragazzi. Comunque ce la siamo cavata molto bene. Quanto è passato? Una mezz'oretta. Fate conto che però ho sprecato tanto tempo. Vabbè, però... sono contento anche della mezz'oretta, vi dico la verità, eh. Non vedo l'ora di vedere l'armatura. Wow. Wow, 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 wow. Bellissima. Vediamo la versione beta. Beh, la versione beta, come al solito, ha sempre la cotta più bella. Ma perché? Vediamo con questo. Wow, ragazzi. Wow. Bene, ragazzi, guardate che carino Shaq. Intanto abbiamo distrutto anche il Kushala da ora. E quindi adesso l'importante è andare contro l'infernale Teostra. Quello che dico io è che sicuramente c'è del fuoco. Quindi armature resistenti al fuoco e qualche danno da acqua non farebbero male. Devo un attimo sicuramente studiare il mostro, cercare di capire il moveset durante la battaglia, ma secondo me andarci già con un'armatura resistente al fuoco, un'arma d'acqua, è già un passo avanti sicuramente. Qua col Kushala ci abbiamo azzeccato con la spada, quindi spero veramente di azzeccare anche col Teostra. Ragazzi, grazie a tutti veramente per il continuo supporto, per i continui commenti e per l'affetto che state dimostrando anche per questa serie. Non vedo l'ora di affrontare il Teostra e ci vediamo nel prossimo episodio. Bella!